dei suoi zoccoli insanguinati. E... ah, un possente campione! Sei pronto per l'onore? Per la gloria? Per la morte certa? Sono pronto per due terzi di tutto ciò. Allora affronterai... il Minotauro! Non vedo né labirinti né gomitoli di lana, ma se c'è un Minotauro da affrontare, ti ascolto. Allora ascoltami bene, Mistios. Se ucciderai il Minotauro, tu sarai il nuovo Teseo! E ti porterai a casa il premio di Pefka! Il tuo Minotauro morirà. Pare che abbiamo un nuovo concorrente! È ora delle prove del Minotauro! Le prove preliminari. Hai appena detto prove preliminari del Minotauro? Per affrontare il Minotauro, devi prima dimostrarti all'altezza completando tre prove eroiche. Non possiamo lasciare che dei novellini corrano incontro alla morte. Regole di Pefka. In cosa consistono esattamente le prove preliminari? C'è la prova della forza, in cui devi affrontare il guerriero più forte di tutta Creta. La prova di precisione, che solo chi ha una vista perfetta può superare. E la prova di resistenza, in cui il tuo avversario sarà... l'acqua! C'è una prova di nuoto! È chiaramente un piano per derubarmi. Mistios, io... come puoi anche solo pensare una cosa del genere? Sei una persona orribile. Come reagiresti se ti dicessi il nome Melite? Melite? Io... no, non l'ho mai sentito. È un nome strano, me lo ricorderei. Che cos'è esattamente il premio di Pefka? Le sue ricchezze sconfinate, naturalmente. Ai guerrieri sconfitti dal Minotauro le dracme non servono più, perciò le accumuliamo in un grande premio che solo il campione che ucciderà la bestia potrà riscuotere. Il tuo grande premio consiste in dracme sottratte ai morti. Mistios, ti prego di credermi. La maggior parte di quel denaro viene donato alla scuola di Latò per i bambini i cui genitori sono stati tragicamente uccisi dal Minotauro. Capisco. Affronterò le tue prove. Prove preliminari? Affronterò le tue prove preliminari, ma poi avrò la testa del Minotauro. Fantastico! Non dimenticare di prendere i gettoni del successo dai maestri delle prove per dimostrare le vittorie. Un altro campione che ci salverà dalle lunghe code di Pefka e dalla costosa mercanzia a tema Minotauro. Ah, lascia che ti presenti mia moglie Core. Una rara bellezza e sempre... sempre esplicita di fronte ai miei nuovi amici. Ti prego, Leandro, ci sono cose più importanti della gloria. Non tutti coloro che impugnano una spada cercano la gloria. La famiglia viene prima di tutto. Proprio così, Mistios. È quello che continuo a dire a quel vigliacco di mio marito. Ehi! È per nostra figlia. Tua figlia? Amar. È fuggita giorni fa. Sono sicuro che stia bene. Non preoccuparti per Amara. Non ora che hai un Minotauro da uccidere. Drrr, swish, swish! Lotta! Sangue! Pensa alla fama, Mistios! Pensa a vincere il premio di Pefka! Ti prego, credimi, Mistios. Niente è come sembra Pefka. Risolvere un problema potrebbe eliminarli tutti. Vai, mio leggendario amico! Le prove preliminari del Minotauro ti attendono! Salve a tutti, io sono Emitterri e siamo qui per un nuovo episodio di Assassin's Creed Odyssey. In questa puntata, diciamo, speciale, ci dedicheremo alle missioni secondarie, anche se non sono proprio secondarie, ma sono all'infuori della nostra odissea. In questo caso ci focalizzeremo sulle missioni che contiene il nostro padre naturale, e cioè sconfiggere le bestie mitologiche. La prima fu la Sfinge, come avete visto, e poter recuperare manufatti e quindi portarle a lui, con i quali queste manufatti potremmo chiudere Atlante. In questo caso siamo a Creta e quindi siamo qui per scontrarci con il Minotauro.
una bestia mitologica, frutta, diciamo, frutta del mito greco, che però riserva una storia davvero interessante, che ora andremo a vedere. Ma ora, bando alle ciance e che viaggio abbia inizio. Let's go! Troverò i tuoi figli e li tirerò fuori da qualsiasi guaio in cui siano finiti. Di solito si nascondono tra i campi qui dietro. Ti consiglio di prepararti mentalmente e fisicamente. Sarà la tua prova più ardua, Prode Mistios. Se vuoi che trovi i tuoi figli, devo saperne di più su di loro. Sono delle piccole pesti. Splendidi, bellissimi, ma pur sempre delle pesti. Non mi ascoltano mai, ma forse ascolteranno te. Hai detto che forse i tuoi figli sono nel campo, ma devo saperne di più. Si arrampicano su qualsiasi cosa. Edifici, torri, si nascondono tra i campi. Il grano è alto quanto loro. È impossibile trovarli. Ah, non ascoltano mai quando li chiamo. Ascolteranno me. Non temere, i tuoi figli torneranno a casa sani e salvi. Trovali tutti e tre e sbrigati. Presto mia moglie si accorgerà che non sono davvero al tempio a pregare. Da come ho visto però, prima di tutto dobbiamo svolgere tre missioni preliminari per verificare il nostro valore. Ma noi adesso ovviamente le faremo tutte, con estrema facilità. Come vi dicevo, la storia del Minotauro è molto affascinante e forse fra le più conosciute, ma per chi non sapesse ora vi racconterò. In pratica, secondo il mito, un giorno il re Minos, re di Creta, chiese un toro a Poseidone da poter sacrificare per Zeus. Infatti il toro è uno degli animali legati al dio, al padre dei dei. Poseidone acconsentì a questo e donò al re cretese un toro bianco. Il re, vedendo un animale molto maestoso e non, diciamo, molto affascinante, decise di non sacrificarlo. Questo provocò l'ira di Poseidone, che fece in modo che l'animale divenisse molto feroce e che a suo tempo la regina Pasifae, non so come dirlo, si innamorasse della bestia. Lei, diciamo, presa un po' dal sconforto per una cosa davvero strana e anche come spiegarlo al suo marito, si confidò con Dedalo, che è un artista rinomato alla corte del re Minos. Lui trovò un escamotage e costruì una giumenta dentro vuota, così che in modo che la regina potesse, diciamo, consumare questo amore, per quanto strano, frutto dell'ira degli dèi, con l'animale. Qualche tempo dopo nacque la regina, ebbe un figlio che era ovviamente Minotauro, un essere mezzo toro come il padre e mezzo umano. Infatti aveva il corpo e arti di umano, aveva la testa, la coda e gli zoccoli del toro. Il re capì che questo era frutto di un rapporto di tradimento, era prova del tradimento della regina, ma capì che tutto questo è opera del re Poseidone. Così, diciamo, perdonò la moglie e, per non scatenare ancora di più l'ira del dio del mare, rinchiuse la bestia in un labirinto. Un labirinto costruito da Dedalo. Nel frattempo, però, il figlio di Minos, Androgeo, se non mi sbaglio si chiamava, si recava a Atene per partecipare alla tauromachia, una prova, un combattimento contro un toro. Però, nell'essere ucciso, il re, a questo punto preso dall'ira, ha minacciato Atene dicendo che se non avesse spedito ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle, lui si sarebbe vendicato a modo suo. E ovviamente Atene, visto che in quel periodo la città cretese è una delle più potenti, acconsentì alla loro richiesta e spediva ogni anno sette fanciulle. I miei figli li hai riportati a casa? Avevi ragione, sono delle piccole pesti. Non riesco a credere che ti abbiano ascoltato. Considera la prova di ricerca dei miei figli superata! Di tutte le mie vittorie, questa sarà quella che mi renderà più celebre. Mi servono tutti e tre i gettoni delle prove.
Un giorno il figlio del re Egeo, il re d'Atena, Teseo, decise di sacrificarsi insieme ai bambini così per poter uccidere il mosso. E poi Egeo non volle ovviamente, ma alla fine acconsentì per il bene di Atene e si mise d'accordo con il figlio che se fosse tornato morto, la nave con cui sarebbe tornato, cioè la nave di ritorno, avrebbe issato velenere. Se invece sarebbe stato in vita, allora lui sa, la nave avrebbe issato vele bianche. Il figlio consentì a questa cosa ovviamente e partì per Creta. Teseo ovviamente ritornò vittorioso grazie anche all'aiuto di Arianna, figlia del re Minosse, di cui lui si innamorò, che le consegnò a lui prima un filo per non potersi perdere il labirinto e poi un'arma avvelenata così con il quale Teseo poté trafiggere, quindi uccidere col veleno il Minotauro. Questa prova sfidante. La prova di resistenza miete più vittime di tutte le altre messe insieme. Gli altri si sono tuffati da ubriachi? A dire il vero, sì. Davvero poco professionale. Se sopravvivrai al tuffo dei campioni, dovrai recuperare il mio gettone della prova da uno scrigno nell'oscurità degli abissi. Il tuo gettone sarà mio. No, ti prego, ti esorto a pagarmi per il mio gettone. Altrimenti il pericolo che affronterai per recuperarlo sarà troppo grande. Dammi quel gettone e basta. Qualcuno dirà che hai pagato per evitare la prova, altri ti chiameranno vile e senza onore. Ma sappi che oggi hai scelto di non morire. Una scelta eccellente, sfidante. Mi servono tutti e tre i gettoni delle prove. Ovviamente, anche Teseo si innamorò della figlia di Minosse, di Arianna, e la portò con sé ad Atene. Minosse andò su tutte le furie, ovviamente. Ma non tanto per il Minotauro, che per lui era il segno del tradimento della moglie, nonché la punizione di Posidone, ma soprattutto perché Teseo rapì Arianna, la sua figlia, e rinchiusa all'interno del labirinto, Dedalo stesso, il costruttore del labirinto, e suo figlio Icaro. Lui in primo momento non demorse, anzi, con un scamotage riuscì, diciamo, a scappare dal labirinto, infatti costruì delle ali costruite con delle penne di uccello e unite insieme con la cera riuscì a scappare con il figlio, ma il figlio non lo ascoltò. E in un momento così, diciamo, di felicità e gioia, Gaudio si avvicinò fin troppo al sole. Le ali di cera ovviamente si sciolsero e quindi il figlio cadde e morì senza che il padre potesse fare nulla. Nella mia prova preliminare della forza, vero? Triturare me potrebbe essere più difficile di quanto tu pensi. Che coraggio! Fingere di avere una possibilità contro un guerriero forte e bello come me. Se vuoi, possiamo combattere per il mio gettone, oppure preferisci pagare per evitare di farti triturare, eh? No, combattiamo. Non preferisci spendere le tue luccicanti dracme? Combattiamo! Allora che il massacro abbia inizio! Di tutto questo Teseo sono tornato a tenere con Arianna, ma in un sogno in cui apparve Dioniso, il dio appunto greco spinse il giovane ateniese, prima del principe, a lasciare Arianna su un'isola, in quanto alla fine lei si sarebbe congiunta con il dio. Lui ripartì, lasciò la ragazza appunto su un'isola su quale attraccato, ma era molto triste e per questa sua tristezza si scordò il fatto con il padre. Una volta arrivati vicino a Atene, la nave issò vele nere. Il padre pensò che il figlio fosse morto e si ritorse la vita. Quale padre vorrebbe resistere alla morte del figlio? Alla fine però lui... Teseo tornò ad Atene, è triste di quello che è successo al padre, ma ne prese il posto. Diventando il nuovo re di Atene. Questa è la sconfitta? Già, vincere è meglio. Il gettone della forza è tuo. Ti auguro una magnifica giornata e ti prego, non colpirmi più. E voi dovete essere i guerrieri.
Guarda, fratello! Ora la nostra squadra di caccia al Minotauro è al completo! Quando la bestia ci vedrà arrivare, muggirà in preda al terrore! I Minotauri muggiscono o... Se siete d'accordo, vorrei infliggere il colpo di grazia. O almeno possiamo dire che sono stato io a infliggerlo? Posso scendere a compromessi. Mi va anche bene essere riconosciuto come quello che l'ha distratto mentre qualcuno infliggeva il colpo di grazia. Il colpo di grazia spetterà al guerriero più abile e coraggioso tra noi. Allora indosserò le budella del Minotauro come una collana. Andrà tutto alla perfezione. Siete pronti? Andiamo ad ammazzare il Minotauro. Leandro dice che vive nella Grotta del Coraggio, sull'altopiano di Ditte. Io dico che la Minotauromachia abbia inizio. Il Minotauro si nutre di carne umana e vive vicino a Becca. Com'è possibile che gli abitanti siano ancora tutti... Ah! Forse non gli piace la dieta dei peccani? Ben detto, fratello. Intingiamo le lame in olio e cipolle per abbandonare il combattimento. Forza! Leggenda? No, è il figlio bastardo, mezzo toro e mezzo uomo, della moglie di Re Minos. A me sembra una leggenda. Qui non c'è gloria, solo morte! No, bisogna fare il panettiere! Fratello, aspetta! Uccidere mostri è più glorioso che cuocere pagnotte! Qualsiasi cosa viva qui deve essere un mostro. Io sono il Minotauro. Cosa? Lascia ogni cosa di valore e fuggi in preda al terrore, mortale. Lasciami le tue dracme e ti risparmierò, altrimenti ti ucciderò con i miei zoccoli! Temi il mio muggito! Lo temi? Malaka! Ora inizio a infilzare tutti, finché qualcuno non mi spiega che cosa succede! Detto grrr. Va bene. Salve. Non serve spargere altro sangue. Allontana quelle corna da me e spiegami che succede. Puoi toglierti quella maschera. Leandro. Te l'ho detto che niente è come sembra, Pefka. Sarò lieto di rimborsare ogni spesa sostenuta. Ti prego. È per mia figlia, Amara. I mascherati la tengono prigioniera nelle gole dell'altopiano di Ditte. I mascherati? Che tipo di maschere hanno? Bianche come il marmo, con il sangue che esce dagli occhi. Orribili! La setta. Controllano tutto a Pefka. Attirano campioni da tutta la Grecia, promettendo gloria a chi uccide il Minotauro, per poi tendere imboscate qua giù. Non hanno onore. Se non faccio quello che dicono... Amara morirà. Se mi tolgo la maschera, o lo dico a mia moglie, o chiedo aiuto, lei morirà. Parlami di tua figlia. Amara.
La sua risata è come un raggio di sole per me. Lei è la mia gioia, Mistios. Una notte i mascherati me l'hanno portata via. Volevano la mia eloquenza per attirare in trappola i guerrieri e derubarli. Amara era tutto quello che gli serviva per controllarmi. Quanti guerrieri hai mandato a morire, convincendoli con il sorriso sulle labbra? Migliaia. Forse più, ma le loro vite non valgono quanto quella di Amara. È tutto quello che ho. Ma ora ci sei tu, vero? Tu puoi liberarla da quei maledetti mascherati. Dimmi, da chi preferirebbe essere salvata Amara? Da me o da suo padre? Sii coraggioso, Leandro. Coraggio. Sì, hai ragione, Mistios. Devo farlo. Devo farlo per la mia Amara. Ti prego, verrai con me. Salveremo tua figlia. Insieme. Grazie, Mistios. Vediamoci fuori dalle rovine di Zacro, sull'altopiano di Ditte. Mia figlia si trova lì e devo salvarla. Quei mascherati sono organizzati e non hanno paura. La loro arma più potente non ha lame. È la nostra avidità. Mercanti, uomini... Mistios, qui! Sono io, le... Eccoti! Pensavo che avrei combattuto da solo. Sono con te, Leandro. Non importa cosa succederà oggi. Amara sarà fiera di suo padre. Vedo che sei ancora un minotauro. Ho affrontato i guerrieri più letali della Grecia con questa maschera. Va bene. Io li distraevo con ruggiti e gesti minacciosi mentre qualcun altro li assaltava e li infilzava da dietro. Ma quando la indosso mi sento coraggioso. Gli assomigli. Sarà un onore combattere insieme al mitico Minotauro. Sì, sì, muu! Non farlo. La terranno sottoterra. Con gli zoccoli e l'eroismo la salveremo. Ma Zacro è ben difesa. Come procediamo? Piano. Cerco di infiltrarmi. Resta qui finché non è sicuro. Anch'io posso fare piano. Hai delle corna? Ah, vai, farò del mio meglio per distrarre le guardie. Dov'è il vostro onore, bastardi mascherati? Il Minotauro vi chiama. Venite ad affrontarmi. Mostratemi il vostro coraggio. No, ti prego. Ho fatto silenzio. Per favore, qualcuno posso niente. Lasciami andare. Ti prego. Ti prego. Trova mio padre. Le maschere. Trova Leandro. Le maschere. Al riparo! Ti faccio sapere quando è sicuro! Grazie, grazie, grazie! Hai salvato. Beh. Ah, è quello il Minotauro? Mostrati. Padre, sei tu il Minotauro? Magari non dirlo a tua madre. Ho aspettato e aspettato e non avevi intenzione di lasciarmi lì, vero? Stavi escogitando un piano per salvarmi, vero padre? Ma certo, non ti avrei mai lasciato lì. Dovevo solo trovare una cosa prima. Le persone che ti hanno preso. Se hai sentito qualcosa, qualsiasi cosa, che possa aiutarmi a fermarli.
Mentre fingevo di dormire, il loro capo ha parlato di un luogo d'incontro a Cydonia. Ho trascritto tutto quello che i mascherati sussurravano. Spero che ci sia qualcosa di utile per te. Amico mio, noi andiamo da mia moglie. Ha organizzato una veglia per Amara al riposo del guerriero. Vieni con noi. Vieni a vedere cosa ci hai donato. La nostra famiglia, riunita. Ti seguo. Amara! Amara! Sei viva! Madre! La mia famiglia è opera tua. Ringrazia Leandro. Quando è stato il momento, ha agito. Nonostante la superiorità dei nemici e nonostante il suo costume, si è battuto con coraggio. Tuo marito non è un codardo. Forse ci sono degli eroi qui. Nessuno ha mai vinto il premio di Pefka. Le dracme di chiunque sia morto affrontando il Minotauro si sono accumulate anno dopo anno. E ora una piccola ma meritata parte è tua. Grazie per... una piccola parte? Certo! Meno tasse, spese gestionali ragionevoli e... mi accerterò che raggiunga la tua barca, Mistios. L'hai guadagnato? Questo è per te. Un vigliacco non merita di essere il Minotauro, ma tu sì. Che bel complimento. Pefka non è più sicura per noi. La liberazione di Amara causerà ripercussioni da parte di persone che non sono note per la loro tolleranza. Ma siamo vivi e qualsiasi futuro ci aspetti, lo dobbiamo a te. State attenti.